tutto insieme è malattia, appunto, di libertà, di danza, questo malattismo che ci sta tormentando, e quando sono arrivato qui mi ha detto: sì, ma vogliamo cantare? E sì, ma io il testo non ce l'ho dietro. E quindi lui mi ha, insomma, ho provato a scriverla ricordandola con la mia grafia da medico neolaureato, che è questa. Ma non importa,
sono pazzo, tu è un giorno. Se mi sbalzo e ad asciugare il corpo e il viso, guardo in faccia il paese, onda, su onda, il mare mi ha portato qui. Ritmi, canzoni, donne, sogno, banane, la bocca, onda, su onda, mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi dai. Onda, su onda, non sono solo parole svestite, quelle che dettano i cuori puri, ma sol canuti sentimenti intensi, abrasi dal vento d'una tramontana. Portano con sé lacrime di sale, a volte profonde ferite di guerre, lasciate d'una mano senza anima, da cuori di pietra che percuotono. Compare deve a volte sangue amaro o donarlo con dolcezza all'amato, privandosi del respiro d'un sogno. Or dimmi tu, che apparir non vuoi, quale parola vuoi per vestirti a festa, perché solo io ne conosca l'amore. Così t'amo, in un mutamento di cielo, in un modesto respiro fatto di pascoli e di fiume. Mi completo come l'albero al suo fusto, in un intreccio di sensi maturi. Della tua argilla di uomo mi nutro, ed in fronte porto la forma di un beneficio di rossori. Assolta nell'azzurro di un tuo sguardo, vado ad immergere l'anima in un palmo sincero di luce, e allineando le emozioni in un bacio, ripeto all'universo l'umano calore di un equilibrio raggiunto, ripeto al destino l'amore e le tue sembianze. C'è Enrico Pietrangeli. Dunque, io, Enrico Pietrangeli è un istrione nell'accezione migliore del termine. Nato residente a Roma, scrive poesie, e tra le quali molto belle un tempo, perché poi ci sono quelle attuali, ho trovato La racconta d'amore e di morte. Confermi? Arrivo. L'arte è un richiamo di impeccabile innocenza, nobile azzurra che scorre, villa senza priorizzazione. Ha scritto anche racconti, tra cui questa variazione del passato che ricordiamo. In un tempo andato con un biglietto di ritorno. Romanzo che racconta i difficili anni del 77, anche con lo scopo. Difficili sì, ma forieri di comportamenti alternativi nella vita sociale e nell'arte, salvo poi una serie di relazioni che ci abbiamo. Enrico Pietrangeli è l'ideatore del progetto culturale Lovis and Bike e partecipa non so in quel tipo di società con l'associazione Ciclo Inverso presieduta da Vincenza Fava. Enrico, vieni, raccontaci chi sei. Posso invitare anche Vincenza in piedi soffrire per soffrire di quello che c'è sempre dentro.
essere il rallentore, come dice sempre, l'ultima parlate. L'ultima parola. Signori. Bene, e dunque siamo qui, prima di tutto in nome di che cosa? In nome di un binomio. Un binomio che è la poesia e la bicicletta. Sarà opportuno dare spazio a che cosa? Ai libri. Ai libri che è qualcosa che c'ha comune, non la sola cosa, perché poi ecco, ci tengo a una breve parentesi, perché l'ho ascoltato con ultimo attenzione. La nostra non è soltanto un'associazione ciclopoetica nel senso tutto stretto, tutt'altro, perché questo ci affianchiamo molto anche all'operato di Colaroncini, che ho avuto modo di conoscere grazie a questo strumento che è internet, uno strumento non troverso, nel bene o nel male, ma che poi ecco concede il mio parere, credo anche mi pongo così a parlare anche rispetto a Bruno. Conosco il suo grado, è uno strumento che ci ha permesso rispetto a una cultura spittica un meno manovrata, sappiamo bene tutti come, anche da grossi poteri mediatici che vanno sempre più accentrandoci, ci ha permesso in qualche modo un minimo, come dire, di compartecipazione, di democrazia e di presenza noi tutti. E quindi è lodevole l'operato di Bruno Mancini, anche con queste antologiche, che riguardo poi questa tematica del progetto Artisan Bike che affronteremo, ci cosa... Affrontiamo? Sì, possiamo, tanto non abbiamo una scaletta. Possiamo adesso, no? Una scaletta precisa, per noi è un punto ben preciso. Ah. Perché? Perché proprio con l'Artisan Bike noi abbiamo, ci siamo posti questo obiettivo topico, in qualche modo poi ci stiamo riuscendo, di portare dei libri in viaggio, che sono qui a nostra sinistra, dei libri da incontrare sul territorio, insomma, al vostro destro, insomma. Che cosa accade in questa dinamica? Accade... Raggiungere. Sì, poi ne parleremo, infatti questo era il segmento che volevo approfondire, diciamo, su questi libri in viaggio e questi libri del territorio. È un'esperienza che chiaramente ci porta effettivamente a approfondire non solo tramite quello che è un contenuto internet, che sì, ci ha dato la possibilità anche attraverso la bicicletta, attraverso questa forma che nella sua semplicità ha espresso anche un'originalità nel caso di avere uno spazio mediatico e quindi di poter, ecco, così, questa sera siamo qui, e poi vedo che poi siamo così forti, la sala si è riempita man mano, quindi un interesse l'abbiamo destato, di questo siamo contenti, ma anche di dare un riflesso che è la rete e che quindi è, insomma, a parlare anche di Bruno, un operato, una volontà che per anni Bruno ha seguito attraverso lo streaming, attraverso la divulgazione capillare e anche per quanto riguarda noi altri, che siamo non solo qui in veste di ciclopoeti e di artisti, ma anche di giornalisti, e di poter in qualche modo dare uno spazio e non soltanto in maniera preferenziale a quello con il nostro libro, ma anche a dei libri che ci sono stati affidati a dei partner, degli amici e non solo a questi, ma anche a quei libri che abbiamo incontrato sul territorio. Di conseguenza una serata come questa, bene o male, è riuscita a compenetrare anche delle testate che sono altrove in Italia, come altrove in Italia abbiamo girato ovunque, dal Piemonte all'Emilia, alla Sicilia, e finalmente siamo giunti in questa bellissima isola che è Ischia, che io ho conosciuto così per la prima volta. Una terza parte di questo segmento poi potrebbe essere da sviluppare in queste serate e anche per formativo, perché appunto dicevo andiamo oltre gli spazi stretti, nel senso della poesia e della bicicletta, ci siamo da sempre stesi verso ogni forma di espressione artistica e quindi siamo veramente lieti di sapere che qui c'è questo bellissimo intervistato con la nostra amica pittrice, come abbiamo anche un'anima un po' animalista e quindi ci ha fatto veramente piacere conoscere anche l'attività dell'associazione animalista, il cantante, l'attore, e a proposito di musica quest'anno potremmo dire che abbiamo già incontrato veramente sempre l'ultima volta anche grazie anche a Bruno, a Sant'Angelo Romano, che abbiamo avuto modo di incontrare, cioè anche del presente, tra l'altro anche un momento di musica, un momento di musica corta che veramente è stato interessante, ancora prima a settembre con la prima uscita in bicicletta, perché ecco c'è da dire che noi siamo soliti partire con la nostra bicicletta. Dopodiché a questo punto direi cosa vogliamo. Quasi ho scritto sul programma che voi leggerete delle obbligati anzitutto sì. Leggerete delle poesie di Bruno Mancini. Vincenza, visto che non abbiamo tonoce, Enrico parla sempre, ci vuol dire qualcosa di te? Ma io sono giornalista pubblicista, ho lavorato per
l'anima e l'anima. Lasciate passare la mia messaggero. Sì. Parla al microfono, che si chiama meglio. Volevo passare nel giornalismo. Ho scritto poesie, il mio primo libro era Simile Distinto nel 2006 per l'edizione del Giano, Roma, e poi ho fatto molto teatro e quindi sono aperta, diciamo, un po' a qualsiasi forma artistica. Ho incontrato Enrico e da questa conoscenza che è diventata molto intima grazie anche ai viaggi in bicicletta è nata l'associazione Ciclo Inverso e quindi con questa associazione cerchiamo di portare avanti, come diceva anche lui, il discorso di incontrare la cultura sul territorio e di fare poesia. Abbiamo scritto un libro insieme quest'anno che è La ragione dell'amore, per la Cleup di Padova, eccolo qua, e ci accompagna nei nostri viaggi. Ora vorrei leggere una poesia di Roberta Panizza. Se tu leggi tu, no? Sì, va bene, allora i testi. Attesa agli incantesimi, Roberta Panizza. Sorgono soli, nell'infinito nome Euclideo, di queste rette curve d'attesa che in tondo gira. Non godo più le alpe d'astri, monotoni nel cerchio, che solo con raggi desiderio sanno sfiorare i fianchi all'universo. Dormite pure, fate cattive, all'ombra dei vostri incantesimi di cielo. I destini che fissate in quest'isola del sogno vi schiacceranno di indifferenza, quando anche voi piangerete. Scaletta, questa poesia di Bruno Mancini da Zingara. Ognuno dà la sua interpretazione. È bene avere una seconda interpretazione. La Zingara parla, guarda e parla negli occhi e coglie occhi in confusione assolita, mistica, ruba e secoli. Sarai più forte dei venti, salirai sopra tutti i sogni, stringerai gli azzurri più chiari, scuoterai lampade in vorticose aurore. Abbi coraggio, guarda nelle tombe e leggerai di gelo, ossa, succhiare profondità, rischiare. Supplizio. E allora infine, da sopra i tuoi capelli, la mano rosa attesa annullerà tutti i silenzi per farti voce. La Zingara, poesia di Bruno Mancini. La Zingara parla, guarda e parla negli occhi. E con gli occhi, in confusione assorta, mistica, ruba i secoli. Sarai più forte dei venti, salirai sopra tutti i sogni, stringerai gli azzurri più chiari, scuoterai vampate in vorticose aurore. Abbi coraggio. Guarda nelle tombe, leggerai di gelo ossa, succhiale, profondità, rischia, supplizio. E allora, infine, da sopra i tuoi capelli, la mano rosa attesa annullerà tutti i silenzi per farti voce. Allora, di Bruno Mancini stasera ce l'abbiamo con le zingare. La zingara parla, guarda e parla. Negli occhi e con gli occhi in confusione assorta mistica, ruba ai secoli. Sarà
scintillerai di azzurri più chiari, scuoterai vampate in vorticose aurori. Abbi coraggio, guarda nelle tombe e leggerai di gelo, ossa, succhiali. Profondità rischia sottuzio. E allora, infine, da sopra i tuoi capelli, la mano rosa appesa annullerà tutti i silenzi per farti luce. La zingara parla, guarda e parla negli occhi e con gli occhi, in confusione assorta, mistica. Ruba ai secoli. Sarai più forte dei venti, salirai sopra tutti i sogni, stringerai gli azzurri più chiari, scuoterai vampate in vorticose aurore. Abbi coraggio, guarda nelle tombe e leggerai di gelo ossa. Succhiale. Profondità rischia supplizio. E allora, infine, da sopra i tuoi capelli, la mano rosa attesa annullerà tutti i silenzi per farti voce.